La parola Paola Sangalli, che appunto anticipa il suo intervento, esperienze europee di rinaturalizzazione di corsi d'acqua. Paola, hai 20 minuti. Grazie. Grazie, grazie mille. Innanzitutto vorrei ringraziare tanto l'AIPIN come il CIR per l'invito. Purtroppo devo anticipare la mia presentazione perché anche devo tornare in Spagna. Sono adesso a Pistoia, in una bellissima locanda che mi hanno concesso adesso proprio una zona, la locanda San Marco, dove ti spesso vengo. Ecco, volevo un po' iniziare. Sì. La mia presentazione prevede, io adesso rappresento la Federazione Europea di Ingegneria Naturalistica, una federazione che coinvolge 7 associazioni, e presenterò qualche lavoro di queste, ho scelto dei lavori per spiegare un po' qual è la nostra visione dell'ingegneria naturalistica nel campo fluviale. Come vedrete, abbiamo tanti punti in comune nella filosofia. Io sono biologa e progettista, anche paesaggista, e lavoro in questo campo della progettazione anche in ambito fluviale da diversi anni. E condividiamo la filosofia che sicuramente Paolo Cornellini a continuazione presenterà con più. Allora, volevo partire un po' da una cosa che è ovvia. Il nostro pianeta è un pianeta d'acqua. Ed è, anche se è ovvia per noi, e anche se sono anni che parliamo della stessa questione, sembra che non è nell'agenda politica, come dicevate prima, ma neanche nell'agenda dei cittadini, perché normalmente l'acqua che arriva nella città è un'acqua che si sotterra, che sparisce e che non c'è più, che non si vede. Ma ecco, siamo un pianeta vivo grazie all'acqua. Abbiamo parlato, l'hanno presentato molto bene, cos'è un fiume? Veramente un fiume? È cambiato il discorso di considerarlo solo come un canale d'acqua, ma è un sistema complesso, dove tutti gli elementi, siano fisici, biologici, chi può intervenire e può modificare. È una vera spia, e questa fotografia, questa slide mi piace molto perché si vede come coinvolgono due fiumi e uno presenta problemi ovvi e l'altro no. È veramente una spia che ci dice non stiamo funzionando bene. Per me la parola chiave quando parliamo di fiumi, ci sono due parole chiave, la dinamica alla quale abbiamo già parlato e la connettività. Perché un fiume è un flusso d'acqua, di sedimenti, di energia, di materia organica, è un flusso di vita. E la vera sfida che abbiamo noi con i fiumi è quella di convivere. La parola chiave che abbiamo davanti è quella di convivere. Questo, il Rotto è uno dei nostri, io abito in Spagna, è un umorista che spiega sempre in modo un po' acido qual è la situazione. Mi è piaciuto questo dove dice «Sono nel golf, il fiume». Perché veramente è quello che succede, noi non siamo capaci di convivere col fiume, siamo parte del problema e della soluzione, lo abbiamo visto in questi periodi, no? Questa è una foto che ha girato il mondo, quando finalmente si vedevano i pesci e si vedeva l'acqua di Venezia, ma per arrivare a questo, se vedete, non ci siamo noi, perché le sofferenze del fiume sono tante, le avete già accennate, sicuramente si accenneranno in queste giornate, dalle canalizzazioni ai problemi longitudinali, trasversali, all'irrigazione poco controllata, alle barriere, alle esotiche, ai detriti, tantissime sofferenze del fiume. E i fiumi ci soffrono, anche quando pensiamo, come in questa immagine, ci illudiamo, perché questa è un'immagine di una città che dice che ha rinaturato il fiume. Su questo si può parlare tanto, ma comunque tornare indietro, se si hanno gli elementi adeguati, è possibile. Ho preso una slide di un premio, c'era un premio molto interessante sempre in Svizzera, il premio dell'acqua, organizzato da diverse associazioni, tra le quali anche la FARAIN, la nostra associazione di ingegneria naturalistica, dove si vede nelle foce del Ticino il restauro, il restauro di una zona che era stata dedicata come si vede, alla stazione di Aridi e che con poca ingegneria veramente, ma con un'idea chiara di quello che si voleva fare, è tornata a avere anche le specie che erano già mancate da 100 anni, perché non è che si siano svegliate, che abbiamo creato di nuovo le condizioni. E bisogna avere chiara un po' l'idea di quello che si può fare, quello che si deve fare. Tornare indietro è possibile. Avete già accennato
a quel cambio di paradigma che è stato soprattutto interessante non solo a chi lavoriamo nell'ambiente, ma soprattutto a chi lavorava nell'idraulica, perché ha messo il punto a considerare che è un restauro ecologico deve avere l'aspetto fisico, chimico, ecologico, e ha messo il fuoco in quello che è il bacino. Dobbiamo capire che il fiume è un bacino, che il fiume forma parte di un sistema complesso, e questo è stato per me la svolta della direttiva. Anche la nostra associazione, la EIP, ha partecipato, la spagnola ha partecipato anche a mantenere questa direttiva. L'inquadramento politico avete già parlato, abbiamo una bellissima occasione che è quella del Green Deal europeo, e non dobbiamo mancare, anche perché veramente ci giochiamo molto in questa occasione. E dentro di tutte queste politiche c'è anche l'ambizione di parlare delle infrastrutture verde e blu, di cambiare la pianificazione, di fare che la natura ci aiuti di nuovo a migliorare le nostre condizioni di vita. Se c'è qualcosa che questa situazione ha causato, la situazione che stiamo vivendo col Covid, è che veramente quello che è il nostro ecosistema umano, la nostra città, quella che ha fatto acque, non si dice così in spagnolo, non so se in italiano, ma veramente dobbiamo ripensare come stiamo lavorando, come stiamo vivendo, come stiamo agendo con la natura. In questo caso anche la parola chiave è connettività. E connettività legata al fatto che si usano soluzioni anche, che sono le soluzioni basate sulla natura, della quale forma parte l'ingegneria naturalistica. L'ingegneria naturalistica utilizza le piante come elemento materiale di costruzione per, sì, controllare l'erosione, ma anche per restaurare i servizi ecosistemici lì dove con la dinamica normale non si può, o dove vedremo come lo utilizziamo, nei posti precisi e concreti. Questo in inglese, scusate, ma è per spiegare che si tratta di ingegneria, perché usiamo tecniche costruttive e strategie per risolvere problemi di stabilità, di erosione, e biologica perché utilizziamo piante autoctone, sempre, con capacità biotecniche per il restauro degli ecosistemi, i servizi e la biodiversità. Non si può parlare di ingegneria naturalistica senza avere presente il restauro delle funzioni, dei processi e della biodiversità. Per me, io la considero veramente una soluzione basata nella natura, con le funzioni tecniche, quelle che parlavamo di controllo di erosione, ma anche ecologiche, fondamentalmente ecologiche, e anche l'integrazione paesistica, anche questo è interessante, e utilizziamo grandi quantità di personale, di manodopera, e sono tecniche chilometro zero, voglio dire, che dobbiamo usare i materiali, le piante del luogo, per non sprecare l'energia. Si utilizzano, come sapete, nel controllo dell'erosione, nei dissesti, nel suolo, ma anche nell'acqua. Questa è stata la nostra prima lavoro, poi vi parlerò un po' di questo. La nostra filosofia dice parte sempre dell'opzione zero, e dovrebbe partire sempre. Quando non è necessario, non è meglio non agire. Fare tanto quanto necessario per il meno possibile, questo è il nostro motto, che un po' parlare un po' della resilienza, vuol dire noi arrivare al punto dove il sistema, dare un po' l'impulso perché dopo il sistema possa reagire e restaurare da parte sua. Un'altra parola chiave è la multi-interdisciplinarità, l'importanza di lavorare con tante ottiche diverse. Un fiume ha bisogno di questa multi e interdisciplinarità. È vero che possiamo avere l'idraulico, il biologo, il forestale, insomma tutti, l'ingegnere naturalistico, tutti a lavorare assieme, però devono avere comunque, condividere una stessa opinione, condividere una stessa visione, e l'importante è condividere anche tra noi le esperienze. La visione che dobbiamo avere, soprattutto nei fiumi, è una visione olistica. Non possiamo solo guardare una parte e poi l'altra, dobbiamo avere un'idea dell'insieme di quello che dobbiamo fare. Vi presento adesso brevissimamente la federazione. Siamo nati a Vienna nel 96 e siamo attualmente 7 associazioni, ma da 2 anni ci stiamo aprendo anche a questi paesi dove non ci sono associazioni, così che abbiamo aperto a quello che si chiamano amici dell'EFI, persone che non hanno associazione ma vogliono imparare
e sapere di più sull'ingegneria naturalistica. Collaboriamo con tante associazioni internazionali e abbiamo una parte che sarebbe la comunicazione intesa come la comunicazione digitale, ma anche la comunicazione verso il cittadino, perché credo che è importante che il cittadino capisca qual è la... Abbiamo dimenticato come funziona un fiume. Io mi sono resa conto in un progetto che abbiamo fatto per 2016, la capitale europea di San Sebastian, che la gente è molto lontana di capire come funziona un fiume. Per loro il fiume è un canale, nella maggior parte dei casi. Allora per me penso che i politici faranno la svolta anche se i cittadini lo chiedono. Ed è molto semplice, veramente abbiamo avuto un'esperienza molto bella con i cittadini, avvicinandola. Qua c'è Bernard Lachat, per esempio, che sta spiegando come funziona il fiume. La gente lo capisce e quando lo capisce chiede anche. La ricerca, logicamente, non possiamo fare queste, siamo sempre di fronte a confrontarci con l'ingegneria tradizionale, allora non possiamo, come si dice, fare le cose senza entrare nello stesso linguaggio, e per questo la ricerca, tanto delle tecniche come delle capacità delle piante, è indispensabile. La formazione, tanto in aula come a fare questi cantieri didattici, che sono sempre il nostro punto di riferimento. E poi abbiamo da qualche tempo ingegneria naturalistica senza frontiere. Abbiamo lavorato con paesi, diciamo, dell'America del Sud, Argentina, Colombia, Brasile, ma stiamo lavorando anche in Etiopia, in Burundi, per fare sì che si guardi il fiume in un altro modo. E adesso vi presento velocemente dei casi che ho scelto della federazione che spiegano un po' le nostre attività. E ho scelto dei casi, diciamo, mi soffermerò un po' di più sui casi del Sud Europa, del Portogallo, la Spagna e anche dell'Austria e della Germania, del centro nord, perché sono i paesi che non sono rappresentati. Oggi c'è con noi due grandissimi esperti, svizzeri e francesi, così che, e ci sono anche gli italiani, così che farò un po' velocemente un po' questi paesi. Per il primo esempio che voglio portare e che a me ha fatto cambiare la mentalità di come comportarci con l'acqua e col problema del fiume, è quello che hanno fatto nella città di Zurigo, dove hanno aperto i torrenti, quei fiumi che ormai non erano tutti intubati. Hanno fatto un grandissimo progetto dagli anni 80 fino al 2011, che è l'ultima volta che l'ho visitato. Hanno aperto 86 km di canali e l'acqua arriva anche dove c'è la gente, anche dove ci sono i parchi gioco, diciamo. Stanno imparando un po' a convivere con quest'acqua. Poi abbiamo qua un'altra, scusate un attimo, è scappato un po' lo slide, ma ecco, stavo parlando un po' dei progetti e dei progetti europei. Vi ho fatto vedere un po' l'idea di Zurigo, adesso passo all'Austria a farvi vedere un po' i lavori, come parlare di Florin Florinet dell'Università Boku, che è stato il nostro maestro durante tanti anni, un suo progetto per eliminare il calcestruzzo là dove è possibile, perché di solito l'ingegneria naturalistica viene usata dove ci sono i vincoli di spazio molto stretti. In questo caso si è allargato, come vedete anche lì, si è eliminato il calcestruzzo e qua vedete un po' il restauro con tecniche di ingegneria naturalistica e come si presenta. Scusate che è saltato qua, volevo farvi vedere come si presenta nel 2017, dove si è lasciato, diciamo, come sempre noi attuiamo nei bordi, nei limiti, fermando e poi lasciamo che un po' la piccola dinamica che possiamo riuscire a ritornare proceda si esprima. Ecco, questo è lo stesso progetto. In questo caso c'è Hans-Peter Rauch, che ha preso anche, che è anche lui professore dell'università. Vediamo come hanno continuato col fiume Vienna, anche creando di nuovo, eliminando il calcestruzzo, il canale e consentendo, creando delle posizioni dove è necessario di fermare per problemi idraulici e poi lasciando un po' la connettività. In questo caso si sono fatte anche qualche rifugio di pesci, altre cose per aiutare. Siamo in una zona veramente molto urbana, come avete visto, e qualsiasi aiuto, un po' di rifugio, un po' di onda,
Questi sono i lavori che fanno per studiare le capacità delle piante e la resistenza delle tecniche. E adesso abbiamo, lui è Hans Peter Rauch e Rosamund Stankel, che è la continuatrice, diciamo, di Vienna. Questo è il progetto che vi avevo mostrato prima di Hans Günther Kary, diciamo del Zurigo, e qui abbiamo il gruppo della Verein che lavora, che hanno una bellissima pubblicazione che la fanno trimestralmente e che si può scaricare dal nostro sito o anche dal sito della Verein, si può leggere in digitale. Ecco, passo alla Germania. È difficile scegliere i fiumi in Germania, sapete che sono considerati, soprattutto sono dentro il Ministero del Trasporto, io non lo sapevo, quando sono per me è stato un... perché sono navigabili, allora lì, e sono veramente vie di comunicazione. Allora lì c'è sempre il discorso è un elemento economico di prima forza. Arrivare a rinaturare i fiumi è difficile, ci sono tanti vincoli economici. Ho portato un progetto che per me mi è sembrato interessante, soprattutto perché il punto di partenza è il cambiamento della fauna. Ci troviamo nel fiume Neckar, vicino a Stuttgart, e lì abbiamo, come vedete, come si è evoluto il fiume, dal fiume naturale alla correzione, alla canalizzazione. Questo fiume, nel punto di intervento, hanno costruito anche una esclusa, una chiusa del fiume per consentire di migliorare la navigazione. Come vi dicevo, il punto di partenza è stato questo. Il cambiamento nella struttura dello spettro della fauna nell'ultimo secolo. E allora hanno proposto di allargare una zona, perché c'è anche i pesci non potevano, queste modifiche sono dovute a questa barriera longitudinale che non consente il flusso dei pesci, e hanno approfittato di ampliare il fiume e di creare un po', ecco, scusate, di nuovo è scappato, scusate di nuovo, è che ogni tanto scappa deve essere il collegamento, ecco, e questo chiudere, lì, va bene. Allora, qui avete un po' i lavori, si è fatto prima parte, una scala di pesci molto lunga, 1,7 km, e come un nuovo fiume, si sono fatte delle zone di deflusso, di contatto col fiume, ma si sono fatte anche per anfibi, non in contatto con i fiumi, ma già delle zone per le anfibie, si è approfittato per fare un posto per spiegare il progetto. Ecco, questa è la situazione di partenza, che è comune a tanti casi, e qua c'è... Due minuti. Sì, vengo. Allora, ecco, grazie. Vi faccio vedere un po' come si evolve, ecco, il progetto. Passo un attimo, hanno creato delle normative tecniche, sono appena arrivate, le potete trovare l'informazione nel nostro sito. Francia, qualche volta ci dimentichiamo che anche la montagna e il fiume forma parte del sistema, i lavori di Freddy Ray per controllare l'erosione, i lavori di Klaus Peclo nei lavori, diciamo, qua il problema era il fiume che ha scavato e aveva messo in difficoltà le case e le tecniche di ingegneria naturalistica. Il lavoro dell'INRAE, che sta facendo un gran lavoro per raccogliere tutte le informazioni, e stiamo cercando di collaborare con loro per fare che si vedano dove ci sono tutti gli strumenti di ingegneria naturalistica. Adesso siamo in Portogallo, cambiamo un po' di paese, c'è Carlarolo con il fiume Algibre, qui vediamo, sono sempre interventi molto mirati a problemi concreti, non di tutto il fiume, qua vediamo quelli di Ecosalix per una strada, per restaurare anche un'altra strada, stanno facendo un gran lavoro sulle lesenze, le piante. Qua vediamo l'Università di Évora, c'è anche l'Università di Coimbra, l'Università di Algarve che lavorano. E adesso passo già alla Spagna, vi faccio vedere quattro lavori.
Questo velocemente anche, questo è quello che abbiamo fatto, la prima lavoro che si è stato fatto in Spagna con tecniche di ingegneria naturalistica, abbiamo eliminato, approfittando che veniva un'urbanizzazione, abbiamo eliminato diciamo il calcestruzzo. Questa è la situazione attuale, con un progetto europeo siamo riusciti a fare le prove, come vedete dopo 17 anni, 18 anni, il legno delle strutture è stato ricambiato dalle esenze, c'è stata proprio una trasferenza a legno e pianta, e anche qua vedete un po' anche come il legno già è sparito praticamente e come serve anche per nutrire le nostre piante. Poi un altro progetto, perché abbiamo fatto una pubblicazione recentemente e con un progetto europeo Interreg, abbiamo intervenito in questa zona nel nord dove vedete i problemi legati soprattutto a flash flood in epoche diciamo estive, i problemi legati soprattutto, qua ci sono delle case, sempre interveniamo quando ci sono delle case, vedete qui in tutta questa zona qua, e abbiamo fatto delle tecniche di ingegneria naturalistica con l'idea di stabilizzare, abbiamo tolto molte piante, abbiamo allargato la sezione, ma soprattutto con l'idea di fare un manuale, che ve lo mostro qua velocemente, che è scaricabile anche dal sito. Paola, ti devo chiedere di andare a concludere, poi comunque sì. Mettiamo a disposizione sia la tua presentazione, sia anche le informazioni, per esempio dove scaricare il manuale. Ecco, per cui solo con questo, con due cose, solo per finire. Questo è un progetto a cui ci tengo, perché è stato premiato il lunedì scorso. Gli architetti finalmente, anche loro stanno entrando in questa proposta. Si tratta di un progetto che prevede l'allargamento della sezione in una zona esondabile che hanno fatto degli studenti, è stato il progetto fine grado e che ha funzionato perfettamente con Gloria, e hanno utilizzato tecniche di ingegneria naturalistica e non solo. Questo è l'approccio, diciamo, ci tengo anche perché mio figlio è quello che è nel gruppo, ma veramente è stato un progetto, sono 400 e hanno scelto 4. Questo sarà per la prossima volta, ve lo spiegherò, perché sempre, solo per finire. Ci sono due visioni, visione del cowboy, che è quello che vede che tutto è possibile, siamo tutti cowboy, vediamo che tutto è infinito, è possibile, è quello dell'astronauta che vede veramente quali sono i limiti delle risorse. Questo è Kino, un altro dei nostri recentemente scoperto, so che dice, sapete perché è bello questo perché è un modello, perché l'originale è un disastro, ma Falda per noi è sempre stata molto chiarividente. Abbiamo tanto da fare, siamo proprio nella strada giusta, speriamo che ce la facciamo. E finisco con una frase di Bernard Lachat: è più facile mettere lo zucchero nel caffè che toglierlo. Grazie mille per l'ascolto e mi scuso perché purtroppo devo lasciarvi. Mi scuso io, Paola, anche di averti interrotto, però, perché poi tra l'altro tutte cose estremamente interessanti e importanti, e anche importanti i richiami che hai fatto all'inizio, che sono sempre utili, come quello di considerare sempre l'opzione zero, che è una di quelle cose che è difficile far entrare nella testa dei nostri decisori, e come quello dell'interdisciplinarità, e come tutte queste veramente interessantissime esperienze, che comunque appunto invito poi a te a darci le indicazioni del manuale e a tutti quanti poi di scaricarlo e di vederlo. Adesso, ringraziando ancora Paola Sangalli, adesso passiamo a Paolo Cornellini di AIPIN, l'ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, principi, obiettivi e metodi. Paolo, hai 15 minuti.